Il decreto sicurezza del governo Movimento 5 Stelle e Lega è un preciso attacco contro tutti i lavoratori e soprattutto contro quanti oggi lottano e contro chi lo farà nel futuro. A Milano incontro su sicurezza e immigrazione a seguito del decreto Salvini che ancora deve essere tradotto in legge dal Parlamento. Quali sono tecnicamente le conseguenze non solo sugli immigrati ma anche sui lavoratori che lottano? Si può dire in sintesi che interviene per colpire le classi sociali più deboli, per colpire gli ultimi e non solo gli immigrati. Interviene in alcuni reati, come quella, ad esempio la reintroduzione del blocco stradale, l'inasprimento delle pene per l'occupazione abusiva, il reato di accattonaggio, che sono dei reati che sembrano, vanno proprio a contrastare queste classi più, sociali più deboli e anche i lavoratori. Questo lo si deduce proprio ad esempio dalla reintroduzione del blocco stradale, che sembra colpire quella particolare categoria, quella particolare modalità di astensione dall'attività del lavoro, di sciopero, che è il picchettaggio, che viene spesso effettuato con un blocco della strada adiacente all'ingresso dei siti dove si svolge l'attività lavorativa. È una reintroduzione che non ha alcun senso, perché era un reato che era stato depenalizzato molti anni fa. Reintrodurlo adesso significa proprio andare a colpire la classe di quel tipo di lavoratori che per lo più sono lavoratori stranieri. Di fronte ad un licenziamento di massa, qualora i lavoratori decidessero di bloccare una strada o occupare un'azienda per salvare i propri posti di lavoro, o qualora un cittadino in stato di necessità dovesse occupare una casa perché i comuni non assegnano e non costruiscono case popolari, ecco, quei lavoratori e questo cittadino potranno essere arrestati. Questo è un decreto proposto dalla Lega, proposto da Salvini, ma che diventa legge per merito del Movimento 5 Stelle. Quali sono le conseguenze verso gli immigrati che impone questo decreto? È quella di aumentare il numero degli immigrati irregolari in Italia, perché con la decisione di abolire la protezione umanitaria, la possibilità di accedere alla protezione umanitaria, un numero crescente, calcolato in circa 130.000 immigrati tra il 2018 e il 2019, diventerà irregolare, perché la possibilità di espellerli effettivamente dal territorio nazionale non c'è. Non solo non c'è, ma non c'è neanche la volontà di espellerli, perché serve una manodopera in condizioni di irregolarità che quindi può essere pagata meno, sfruttata di più e utilizzata anche in una piccola percentuale dalle organizzazioni della criminalità organizzata. Questa è la prima conseguenza. Distrutto il modello Riace, salvo e rilanciato il modello Rosarno, perché se voi andate a Rosarno, e se voi andate a Cerignola, a Stornara, a Stornarella, dove c'è diciamo, la produzione che richiede per la raccolta mano d'opera abbondante ancora, la prassi in questi luoghi di farti lavorare un mese e alla fine di avvertire i carabinieri che ci sono individui senza permesso di soggiorno per non pagarti. Questo facevano a Rosario. E questo fanno nella pianura, nel tavoliere delle Puglie, e questo fanno a Castelvolturno. Perché in un paese che avrebbe bisogno di sicurezza nelle scuole, nelle strade o contro le infiltrazioni mafiose che ormai sono diffuse in tutto il paese, perché appunto si coniuga la sicurezza con la parola immigrazione? Allo Stato non interessa risolvere i problemi sociali che endemicamente crea, ma semplicemente cerca, con gli strumenti repressivi di cui si dota, di reprimere costantemente le lotte sociali che si sviluppano autonomamente sul territorio. Salvini è l'ultimo di quelli che hanno legato sicurezza all'immigrazione. In realtà l'immigrazione è cominciata a diventare grande in Italia al 1992. In Italia al 1992 c'erano 5 grandi organizzazioni della criminalità organizzata, contro le quali, non solo contro le quali lo Stato non ha fatto niente di risolutivo, ma con le quali ha intrecciato vari
vari legami oscuri e anche aperti. Allora, in una situazione del genere, giocare, cioè incolpare gli immigrati di importare criminalità, serve a coprire i legami molto forti tra lo Stato e la criminalità organizzata. Quindi dobbiamo aspettarci un incremento di insicurezza, perché questi provvedimenti aiutano le grandi organizzazioni della criminalità organizzata italiana. Cioè, io non so, sarò, diciamo, bastian contrario, ma per me il terrorismo è il terrorismo degli stati.